Parto con un ricordo. Nell'anno 2002 io mi trovavo a Toronto per la giornata mondiale della gioventù e ricordo che Giovanni Paolo già era un po' segnato dalla malattia, però ancora aveva forza, entusiasmo e alla conclusione della giornata disse ai giovani presenti, mi ricordo ancora con grande forza, cari giovani, non siate come le lumache. E lì per lì non capimmo qual era il pensiero del Papa. Poi aggiunse, non siate come le lumache che lasciano dietro di sé soltanto la scia di un po' di bava, come tanti personaggi appauditi di oggi. Basta una pioggerella e tutto è cancellato. Lasciate dietro di voi una scia di bene. Come? È indispensabile un incontro, l'incontro con Gesù. Alcuni esempi. Agostino, il grande Agostino, in gioventù è stato un giovane piuttosto sbandato moralmente, ebbe anche un figlio, chiamiamolo, da una relazione fuori matrimonio. Tra l'altro quella ragazza la chiama sempre Illa, non ha mai detto il nome. Sbandato moralmente, ma anche intellettualmente. Simpatizzava per i movimenti più strani di allora, intellettuali, si capisce, ma incontra Gesù ed esclama, ci hai fatto per te, o oh Signore. Abbiamo tutti dentro di noi un desiderio di infinito, è dentro il cuore dell'uomo. E Sant'Agostino aggiunge, è il nostro cuore inquieto e senza pace fino a quando non riposa in te, non arriva a te. Pensate ancora a Francesco d'Assisi. Era un giovane piuttosto frivolo, spensierato. Tra l'altro aveva pure tanti soldi, perché era figlio di un grosso mercante, quindi poteva divertirsi quanto voleva. Al punto tale che i giovani di Assisi lo proclamarono re delle feste. Improvvisamente, nella chiesetta di San Damiano, mentre sta pregando, vede il crocifisso che diventa vivo e dice, Francesco, ripara la mia casa, che come vedi va tutta in rovina. Francesco inizialmente non capisce, addirittura comincia a restaurare una chiesa semiabbandonata, semidiroccata. Ci vorrà del tempo, alla fine capirà e questo giovane frivolo di Assisi dà vita ad un movimento di rinnovamento della chiesa che ancora oggi ha dei frutti meravigliosi. Pensate, 1993, io ero presente a Laverna, Giovanni Paolo II disse, qui è nato il francescanesimo e qui è rinato il cristianesimo, un'affermazione enorme. Tutto è partito da un giovane che ha risposto, ha detto sì. Questo è ancora in tempi più recenti, Carlo de Foucault, oggi è santo, lui stesso confida, a 18 anni dentro di me non c'era una briciola di bene. Apri il cuore al Signore, senti il bisogno di consacrarsi totalmente a Lui e dirà, la mia vocazione è nata nel momento stesso della mia conversione. Quando capii che Dio esiste, capii che non potevo fare a meno di vivere tutto per Lui, perché è troppo diverso Dio da ciò che non è Dio. I santi hanno tutti una logica piuttosto ferrata e diventa questo grande santo, Carlo de Foucault. Pensa ancora un giovane, Jacques Fesch. Io questa storia la conosco molto bene perché ho avuto modo di conoscere anche la sorella di questo giovane. È stato ghigliottinato, tagliata la testa, 1 ottobre 1957. Questo giovane era figlio di un direttore di banca, aveva i soldi a palate, ma anche l'infelicità a palate perché il padre era ateo e diceva al figlio, ma non c'è niente, divertiti e basta, che vai a pensare ad altro, tanto appena moriamo tutto finisce lì. E questo giovane si butta nei divertimenti, cerca, 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 poi alla fine è sempre scontento. Alla fine, siccome l'egoismo è insaziabile, i soldi non gli bastavano, tenta una rapina, perché voleva comprare uno yacht e fare il giro del mondo. Una stravaganza. La rapina va male, mentre scappa, spara un colpo di rivoltella, che era la rivoltella del padre. E il colpo va dritto al petto di un gendarme. In Francia, allora, fino a Mitterrand, poi, non è tempi recenti,
Chi uccideva un gendarme o un bambino automaticamente veniva condannato a morte per ghigliottina. Pensate, il delitto lo compie nel 54, nel 57 viene eseguita la condanna. In carcere questo giovane riflette. Riflette e racconta lui stesso che una sera, mentre era nella cella di massima sicurezza, prende a pugni una parete, quasi per sfogarsi. Un ragazzo che sognava libertà, libertà, anche lo yacht per girare il mondo, rinchiuso in quella cella, e si meraviglia perché per la prima volta invoca Dio senza bestemmiarlo. Mio Dio, e casca a terra. Ebbene, da quel giorno la vita di questo ragazzo cambia. Pensate, in carcere addirittura si preoccupa di fare del bene agli altri detenuti come lui, ma non potevano incontrarsi perché anche nel momento di libertà che avevano non potevano mai parlare tra di loro. Fa amicizia con un detenuto che stava sopra lui, si parlavano da finestra a finestra senza vedersi. L'ultimo giorno gli disse: guarda, ormai io sono già stato condannato, 1° ottobre verrà eseguita la condanna, ma in paradiso ci troveremo. Pensate che cambiamento questo giovane. E sentite cosa succede. Questo ragazzo, mentre è in carcere, fa questa confidenza. È veramente commovente. Dice: sì, io sono stato condannato e accetto la condanna, però ho sbagliato perché ho seguito ciò che mi è stato insegnato. Mi hanno sempre detto, soprattutto mio padre che era ateo, è sempre scontento, mi hanno detto che veniamo dal niente e andiamo al niente. Allora io non ho trovato ragioni per rispettare la vita e quella degli altri. Se non dobbiamo rendere conto a nessuno, e perché mi devo comportare bene? Logica sbagliata, ma è una logica. Chiaramente tutto cambia quando si accorge che invece la vita è un viaggio verso un incontro. Pensate nell'ultima pagina del suo diario, che era destinato alla figlia, che è viva, ancora viva, scrive: Veronique, ti chiederanno un giorno chi era tuo padre e ti diranno tuo padre era un assassino. Però Veronique, io sento il dovere di dirti, tuo padre ha sbagliato perché ha avuto maestri sbagliati. Non seguire a maestri sbagliati, Veronique. La figlia è viva. La sorella, io l'ho incontrata qui a Roma, Monique Fesce, è morta 2 anni fa. È venuta qui a Roma perché voleva incontrare Papa Benedetto. Io feci tutto per farla incontrare e lei mi ha portato come regalo un quadro che raffigura il fratello mentre in tribunale il presidente lo condannava a morte. Diceva: l'imputato Jacques Fesce è condannato a morte. E lui è lì con le manette, ma è meravigliato perché non si aspettava questa condanna. Pensava 30 anni al massimo, era giovane, sui 50 anni sono fuori, condannato a morte. Ma la fede illumina anche la morte. Pensate, l'ultima pagina di questo diario per la figlia c'è scritto: fra 5 ore vedrò Gesù. Gesù, sto arrivando, aspettami. E finisce: Gesù è re, addio, io sono felice, addio. È andato alla ghigliottina, non ha voluto essere bendato. Le ultime parole che ha detto sono state queste: Gesù, tu condannato del Golgota, tu solo puoi capire me condannato. E poi ha appoggiato la testa ed è andato dal Signore. Pensate ancora, nell'anno 1975, ci fu qui a Roma, a Circeo esattamente, un delitto ancora noto come il delitto del Circeo. Non so se quando siete giovani potete ricordarlo veramente. Un gruppo di ragazzi attirarono alcune ragazze in una villa a Circeo, le violentarono, una la uccisero, la misero nel portabagagli, una è venuta in San Pietro, l'ho conosciuta in San Pietro, che è venuta lì a pregare alcuni anni fa. Ebbene, Pasolini commenta: non vi meravigliate di quello che sta accadendo a questi giovani. Sentite le parole di Pasolini, che mi hanno tanto impressionato. Lui dice: io propongo
Pasolini, eh? L'abolizione della TV. Perché se quelli sono i modelli, eravamo nel 1975, nessuno deve meravigliarsi che i giovani siano criminali o criminaloidi. Oggi si riceve un'educazione comune, obbligatoria e sbagliata, che ci spinge tutti dentro l'arena, l'arena della vita, per avere tutto a tutti i costi, avere, avere. In questa arena siamo spinti come una strana e cupa armata, in cui qualcuno ha i cannoni, e lo vedete, qualcuno ha le spranghe. Tutti però sono pronti al gioco del massacro, pur di avere, 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 questa è l'educazione, avere, possedere. Sapete come conclude? State attenti, perché questa voglia di uccidere diventerà generale. Una profezia terribile, eh? E conclude questa intervista, io ho il testo, io scendo all'inferno, queste sono le parole, ma attenti bene, l'inferno sta salendo da voi. E questa voglia di uccidere non resterà per tanto tempo l'esperienza privata e rischiosa di qualcuno, ma diventerà un'esperienza generale. A me fanno tanto impressione queste parole. È una profezia laica, evidentemente, però c'è qualcosa di vero. Forse stava intuendo che questa società vuota va verso un'inevitabile violenza. Pensate ancora. 1996, io allora arcivesco a Loreto. Ricordo che in quell'anno, il 96, in dicembre, qui in Italia ci fu un fenomeno stranissimo. Tanti giovani cominciarono a lanciare i sassi da cavalcavia. Praticamente giocavano ad uccidere. La coppia di sposini si trova nei pressi di Tortona. Tre giovani lanciano un grosso sasso, va a colpire il parabrezza, va sul petto di questa ragazza. E il ragazzo che ho conosciuto a Loreto resta vedovo in viaggio di nozze. Ebbene, questi tre giovani vengono affidati a Vittorino Andreoli, che ho conosciuto quando era a Loreto. Vittorino Andreoli ha studiato questi ragazzi, li ha avvicinati, io gli chiesi, ma che conclusione ha tirato? Sentite la risposta. Non erano ragazzi malati, erano sanissimi. Non erano ragazzi sprovveduti, avevano tutti un titolo di studio. Ma e che erano allora? Io mi permisi di dire. Erano ragazzi vuoti. Neanche conoscevano la categoria del bene e del male. E concluse, ragazzi così facilmente diventano assassini. E Ivo Diamanti, su Repubblica, commentò questa conclusione di Vittorio Andreoli e scrisse, mi ricordo ancora il titolo conservato nel giornale, attenti genitori. Fra qualche anno tanti dovranno dire figli nostri, figli mostri. Che sono le parole. Ebbene, passa ancora qualche anno. 2014. Muore la vera moglie di John Lennon. Voi sicuramente sapete chi era. Mi dicono il fondatore dei Beatles, se non sbaglio, vero? Ebbene, intervistano i due figli di John Lennon. Il primo più grande, Julian, gli chiedono, che ricordo hai di tuo padre? Risposta, mio padre cantava sempre l'amore e parlava sempre di amore, ma mio padre non ha mai amato nessuno. Non ha amato la mia mamma, che tradiva continuamente, non ha amato neanche me, perché mio padre era incapace di amare. Maria Teresa, una donna che se ne intendeva di amore, diceva, oggi la più grande menzogna è quella che riguarda l'amore. Voi chiamate amore quello che non è amore. La più grande menzogna. Molti giovani, purtroppo, oggi cercano la felicità dove non la troveranno mai. Pensate, uno scrittore, Julian Green, ha detto, se volete sapere dove non abita la felicità, frequentate i luoghi di divertimento. Li troverete briciole di piacere, ma di felicità neppure l'ombra. Eppure molti cercano la felicità così. Pensate, nel 1970 esce un libro, questo libro, di Mario Soldati.
Allora era un giornalista molto affermato. Io ricordo il giovane sacerdote e sentivo parlare sempre del paradiso svedese. Tant'è vero che mi venne anche un po' la curiosità, lo vorrei vedere questo paradiso, vediamo un po' come sarà. Ci ha pensato lui. È andato in Svezia, è stato parecchi mesi in Svezia, deve scrivere il paradiso svedese, è venuto fuori i disperati del benessere. A un certo punto lui conclude. Io non so, è una società perfetta, ben organizzata, tutto previsto, però lì manca qualcosa. Quella è gente incapace di amare. Non ho avuto il coraggio di dire, lì manca Dio, lì manca l'incontro con il Signore. Pensate oggi, Stoccolma è la capitale europea che ha il più alto tasso di appartamenti vissuti da una sola persona. 61% di appartamenti. Non è questa la strada della felicità, non è questa. Ebbene, io ricordo che quando ero arcivescovo a Loreto, partecipai a un corso di esercizi spirituali a Re di Novara. Re di Novara c'è una casa gestita da Sebbi la Sofferenza, dove si fanno degli incontri con dei giovani ammalati, handicappati e dei giovani sani. Partecipai per predicare questo corso di esercizi e ricordo che la prima sera ci si trova insieme per conoscersi, presentarsi e ad ogni giovane viene affidato un ammalato. Io ricordo che a un certo punto un ragazzo disse, gli era toccato un uomo che era paralizzato alle gambe, chiaramente aveva bisogno di tanto aiuto. E lui disse no. Io non ci sto. Io a casa evito anche mio nonno perché puzza di orina. E io devo stare qui a pulire quest'uomo, ma neanche per sogno, io me ne vado. Era di Modena. Sei libero. Ma sei venuto? Ah, mi hanno ingannato. Mi hanno detto che era una vacanza. Mi permise di dire, senti, ormai sei qui. Almeno stasera. Assisti quest'uomo. Almeno prova a farlo. Ebbene, questo ragazzo mi disse ci provo. Poi aspettavo che il giorno dopo venisse per dirmi io me ne vado. Invece continuò. L'ultima sera, ricordo benissimo, mi disse davanti a tutti, padre, io a casa ho anche la Ferrari, ho tutto, ma non ho mai provato la gioia che ho provato in questo giorno, in questi giorni. E mi chiese perché. Sai perché? Perché per la prima volta sei uscito dall'egoismo. E uscito dall'egoismo hai fatto l'esperienza di Dio. E Dio è l'unico vero proprietario della gioia. Ora sei contento. Io mi auguro, non l'ho più sentito questo, mai più visto. Mi auguro che tornando a casa questa lezione ti basti per camminare nella direzione giusta. Ebbene ancora, 1991, qui nella chiesa San Gregorio Arcelio, dove sono le suore di Madre Teresa. Io ero presente, celebravo una santa messa e accoglievo i voti di alcune suore, giovani suore, che si consacravano a servire i poveri, i più poveri, quelli che nessuno vuole. Questo era lo spirito di Madre Teresa. Ricordo che durante la messa un fotografo non faceva altro che scattare flash davanti al volto di Madre Teresa. Io celebravo la messa, non potevo intervenire, però dentro di me ero un po' indispettito, dico, ma guarda questo che è maleducato, questa povera suora sta qui a pregare e questa la disturba. Terminata la messa, ecco, mi permisi di dire, ma perché lei si è comportata così? Sì, di cosa mi ha risposto? Io ho fotografato tanti, tanti volti di personaggi famosi, mi disse nomi di attrici, quella, quell'altra, però non ho mai visto occhi così felici. Vorrei sapere qual è il segreto. Lo dicemmo a Madre Teresa, le rispose, guardi, il segreto è tanto semplice. I miei occhi sono felici perché le mie mani asciugano tante lacrime. Faccia così anche lei e avrà gli occhi felici come i miei. Ho incontrato l'ultima volta, mi chiedeva di raccontarvi qualche ricordo di Madre Teresa, il 22 maggio del 1997.
La madre sarebbe morta il 5 settembre successivo. Ricordo che veniva da New York e aveva aperto a New York una casa per malati di AIDS. Mi disse, vengo da New York, dove ho aperto una casa per malati di AIDS. Quanti ce ne sono in quel paese? Non augurerei mai a nessun giovane di crescere in una società come quella. E noi siamo dipendenti dai modelli americani. Ora sono qui a Roma. Visto le mie case, qui a Roma, adesso sono diverse qui a Roma. Poi vado a Dublino. Abbiamo una casa per alcolisti. Poi devo andare a Londra. Soccorriamo i poveri che dormono sotto i ponti del Tamigi. Poi devo andare a Varsavia. Poi devo andare a Mosca, dove Gorbaciov ha fatto aprire una casa con la porta della cappella all'esterno. Quindi chi vuole può entrare. E lei mi disse, proprio un miracolo. Poi devo andare a Vladivostok. Poi devo andare a Tokyo. Poi devo andare a Hong Kong. Poi torno a Calcutta. Prendevo ossigeno, ricordo, con una borsetta che teneva qui sulla spalla e era un dispositivo che dava ossigeno, evidentemente. In quelle condizioni che avesse detto, madre, ma neanche una ventenne può fare una fatica di questo genere. La vedo ancora. Ma adesso mi guarda con un occhio piuttosto severo e mi fa, finché ho soltanto un respiro, devo spenderlo per fare del bene. Perché quando morirò, porterò con me soltanto la valigia della carità. Poi mi strinse il polso e mi disse, Bishop Angel, Vescovo Angelo, guarda che vale anche per te, eh? Finché hai tempo, riempi la valigia della carità, perché è anche la valigia della felicità. Una volta, sempre a Madre Teresa, la vidi stanca e feci, madre, ma tutti prendono un po' di riposo, prendono un po' di ferie, perché non le prende anche lei? Mi rispose, non ho bisogno di ferie, perché i miei giorni sono tutti festivi. Fare del bene è una festa. Soltanto facendo del bene, il cuore entra in comunione con Dio e diventa felice. Molti vi diranno il contrario, quello che vi dico io. Sappiate distinguere la verità. Quello che vi ho detto, quello che ha detto Maria Teresa, è nella linea del Vangelo. Forse avete sentito parlare anche di un giornalista francese, André Frossard. André Frossard era figlio del cofondatore del Partito Comunista Francese, ateo all'inverosimile. Lui ha raccontato nel libro Dio esiste e l'ho incontrato, ha raccontato che in casa sua si parlava del Vangelo come se si parlasse di Cappuccetto Rosso. Se si parlava di Dio soltanto per deriderlo. A 15 anni, mentre stava entrando nel 16° anno, gli fece una pesticciola e rimediò anche un po' di soldi. Con i soldi in tasca, da vero ateo, decide di andare nella zona di Montparnasse, a Parigi, dove ci sono sempre prostitute pronte. Va lì, quando esce dalla metropolitana, una delle prime fatte, quella di Parigi, vede un poveretto, come si vedono chi a volte anche a Roma, sdraiato per terra, che sembrava una specie, che devo dire, di scheletro disegnato sulla parete. Mentre passa, questo povero uomo gli fa, giovane, ho fame, fammi mangiare. Lui fa finta di non sentire. Va avanti, lo grida più forte. Giovane, per amor di Dio, dammi qualcosa, fammi mangiare. Non so che è successo. L'ha raccontato lui stesso in questo libro. Mette le mani in tasca, stringe il denaro già pronto per il peccato e va a finire tutto nella mano del mendicante. Sembrava un gesto estemporaneo, un gesto isolato, invece era di cambiamento di vita. Questo gesto di altruismo libero, gratuito, di un dono totale, lo mette in comunione con Dio. Passano 5 anni, pensate. Dopo 5 anni entra in una chiesa a Parigi, dove c'era l'adorazione perpetua, ed entra per cercare un suo compagno che era entrato in chiesa e si dilungava. Lui entra dentro per dirgli, ma ti vuoi sbrigare? Poi mette dentro la chiesa, vede quelle suore che stanno pregando, vede il Santissimo esposto, non sa neanche cos'è.
però improvvisamente ha come un'illuminazione, raccontato lui stesso. Caddi in ginocchio e dentro di me sentii che c'è un'altra vita, c'è un al di là, che per me era completamente ignorato. La sua vita cambia. Esce questo libro che non so quante traduzioni ha avuto e quante edizioni ha avuto. Dio esiste e l'ho incontrato. Pensate che lo regalò lui stesso anche a Giovanni Paolo II. Poi diventarono amici. La vita di questo giovane è cambiata nel momento in cui è uscito dall'egoismo. Ora senti bene, molti vi diranno che soltanto vivendo e foraggiando l'egoismo sarete felici. Io vi ho avvisato fraternamente. Quella è una strada sbagliata. E alla vostra età si mette il fondamento della vita. Io sono originario della Toscana. In Toscana dicono, beh, Chiave non è per lontano da Pisa. Dicono tutti, guarda che la Torre di Pisa pende dalla base. Metti bene la base. Se la base è buona, la torre diventa dritta. Se la base non regge, la torre pende e potrebbe cascare. Voi state mettendo la base della vostra vita, la base di quello che farete e che sarete nei prossimi anni. Ecco, sono anni decisivi, anni importanti, viveteli bene. Ecco, questi incontri che avete fatto, so che sono, è qualche giorno che state vivendo, per dare un orientamento alla vostra vita, ecco, siate poi coerenti con quello che intuite e avete intuito in questi giorni. Io ve lo auguro di cuore. Non mi dilungo ancora,